Come fondamentale istinto di sopravvivenza, l'uomo nasce raccoglitore e la natura gli offre, attorniandolo nel suo habitat, i frutti della terra e dell'acqua. Si trasforma poi nel corso dei successivi millenni in cacciatore e pescatore e infine in agricoltore sedentario. E così l'uomo scopre l'acqua non solo per la pesca, ma anche per il trasporto dei suoi cibi da commerciare con i vicini. I fiumi e i laghi sono la rete stradale più idonea e sicura, in quanto vie naturali di accesso che permettono durante la navigazione facili approdi per i rifornimenti. Ma la sua stessa mentalità dovette soggiacere alle paure primordiali verso l'acqua. Le inondazioni e le alluvioni, i grandi fenomeni che sconvolsero la Terra nelle ere protostoriche, lasciarono un'indubbia eredità di terrore nell'uomo. Occorsero millenni per modificare la sua natura e forzarlo ad affrontare l'acqua. Le necessità essenziali, le grandi migrazioni, ma soprattutto la fame, lo spinsero a questa grande avventura. Il primo compagno dell'uomo in questi viaggi di mare fu senz'altro il pane, nato nella preistoria dalla fortuita cottura di cereali su pietre arroventate. Da allora, da quando cioè l'uomo utilizzò il pane per mangiare durante i suoi lunghi viaggi per mare, il binomio uomo e pane e pane e chiglia diverrà inseparabile. La possibilità però di sopravvivenza degli equipaggi e dei primi naviganti era sicuramente legata ai sistemi di conservazione degli alimenti. Oltre al pane e alla carne affumicata e salata, tutte le verdure venivano preparate per essere conservate per un lungo periodo. Salatura, salamoia, essiccazione, come vediamo in un bassorilievo di Beni Hasan in Egitto del secondo millennio a.C., furono i primi sistemi di conservazione utilizzati dall'umanità. Ne deduciamo per logica che queste navi trasportavano gli alimenti in anfore ben sigillate e che esistevano a bordo persone qualificate per la distribuzione e conservazione degli alimenti insieme ai marinai e ai carpentieri, ai soldati, ai piloti. Le tradizioni orali e la storia scritta sono molto parche di documenti a proposito delle forniture e dell'alimentazione di bordo. Nella terra dei Sumeri, la Mesopotamia, la terra dei due fiumi, la navigazione fluviale era di fondamentale importanza per le comunità contadine e per tutti gli insediamenti urbani che si svilupparono dal terzo fino al secondo millennio a.C. Da questa civiltà provengono documenti importanti che riguardano le forniture di viveri a navi. Nell'epoca del re Shulgi, databile al 2050 a.C., una tavoletta con caratteri cuneiformi porta alla seguente dicitura. Un gur, cioè 250 kg, di pesce affumicato per la nave di Daga, lo ha ricevuto ufficialmente Ur-Sulpa, l'anno in cui fu costruito il trono del dio Enlil. È il più antico documento di fornitura navale che si conosca.
Ma addirittura nei poemi sumeri, quando si parla del Noè mesopotamico, Utnapishtim, si fa riferimento alla costruzione della sua barca prima del diluvio e alla sua preoccupazione per i rifornimenti. Come si vede, le forniture navali hanno origine biblica. In un'altra tavoletta dell'archivio di Umma, nel 2000 a.C., è stato inciso: 225 lavoratori per una giornata lavorativa hanno fornito l'orzo sulla barca. Usmu era il sovrintendente, Atu era il garante. Così conferma lo scriba reale, figlio di Lukalsaga. I sumeri stessi davano un nome speciale a un pane da viaggio, un pane di lunga durata, il Nindakaskal, utilizzato dai messaggeri reali e dai viandanti e mangiato insieme al latte. Anche nell'Egitto del secondo millennio avanti Cristo, un'altra parallela civiltà fluviale, esistono documenti comprovanti questa attività dei fornitori. Un altro bassorilievo di Beni Hasan rappresenta una specie di fornitura in cui si vedono alcuni uomini che portano pesce salato e anitre sventrate a un'imbarcazione per il suo viaggio sul Nilo. Ma l'attività di forniture navali è talmente importante durante il Medio Impero Egizio nel secondo millennio a.C., che viene assunta in proprio dall'organizzazione dei magazzini del Tempio La Casa della Vita. Questo modello di granaio egizio del secondo millennio a.C. in legno evidenzia il sistema di controllo e immagazzinamento del grano e probabilmente anche del pane di lunga conservazione, il killesti, una specie di galletta composta da farina di orzo o miglio con ceci. Eccone un frammento del secondo millennio avanti Cristo pervenutoci intatto. Più scarsa è la documentazione sulle forniture a navi greche e romane o fenice durante la massima espansione dei loro imperi. Purtroppo, l'unica fonte attendibile che ci poteva dare ampie notizie sull'alimentazione e sulle forniture navali è andata distrutta. Delle Historiae Naturales di Plinio, proprio il settimo libro, il De Navigazione, non ci è pervenuto. A Ostia si hanno informazioni che durante l'apogeo dell'impero esistevano una sessantina di agenzie, per la maggioranza gestite dai greci, che si interessavano di noleggi per i carichi di ritorno, di prestare denaro ai comandanti, di procacciare gli equipaggi, di provvedere agli alimenti e ai corredi di cucina e di tutto ciò che abbisognava la nave prima di intraprendere il viaggio verso la Siria, la Spagna o le coste del Nord Africa. È stato constatato anche che a Ostia esistevano fornai specializzati nella produzione di un tipo di pane particolare. Questa insegna di negozio in bronzo a forma di mezza pagnotta ce lo conferma. Il pane veniva prodotto in quasi tutti i porti del Mediterraneo, appunto da fornai specializzati, che producevano un tipo di galletta chiamata dura. E già in questo prodotto alternativo si può ravvisare una primitiva distinzione del fornitore navale, in quanto sorge proprio nei limiti delle aree portuali e produce esclusivamente la galletta non consumata da altri che dal marinaio, il panis nauticus. Sicuramente il pane durevole, il dura, che fu per secoli l'alimento base degli equipaggi, era fornito in conto comando nave, come si direbbe oggi, e costituiva la razione base dell'aspettanza alimentare del marinaio, così anche per il vino e la birra,
che erano distribuiti all'equipaggio in occasioni particolari: incoraggiamento, libagione agli dèi, vittorie. La carne salata, il pesce affumicato, il cacio e altre cose più prelibate potevano invece essere fornite in conto privato, cioè il singolo navigante faceva le sue provviste extra che si pagava con il suo salario o con il frutto dei suoi piccoli commerci. Ecco ricostruito il menù tipico di un marinaio romano del primo secolo avanti Cristo. Pane dura. Zuppa maza, farina, miele, olio. Zuppa turon, formaggio, farina, miele. Fichi secchi, carne affumicata, vino. Agli inizi del Medioevo, l'economia a cui si ispirano le strategie geopolitiche medioevali diventa la classica economia curtense a vicolo chiuso. Da questo tipo di economia, gradatamente, si affrancheranno i centri di maggior traffico, proponendosi al mondo occidentale con le loro porte aperte ai traffici dell'Oriente. Guerre di religione e di interesse si intrecciano ai traffici e all'esplorazione commerciale, con la costruzione di flotte da guerra per le quali efficienza ed economia operativa, cioè vettovagliamento, erano condizioni determinanti. Iniziano pellegrinaggi organizzati verso la Terra Santa, verso Gerusalemme e il Santo Sepolcro, come testimonia questo libro del XVI secolo, una specie di guida blu, un vademecum del viandante pellegrino, con le informazioni sulle località e sui porti di approdo della nave. Da Venezia a Corfù, a Candia, a Rodi, verso luoghi sacri della Terra Santa, con le illustrazioni sulle genti e sugli animali che si possono vedere. Il libro consiglia fra l'altro: se accaderà il vomito a pellegrino navigante, usa il sciroppo Sebesten, ovvero pomi granati con menta, e mangia poco. Se il vomito continuasse, mangia cose acide e acerbe. E il primo giorno che entri in galea, non guardare in acqua e continua il cibo che reprima il vomito. E fatto questo, seppur ti venisse voglia di vomitare, vomita per un poco, che per questo non farà male. Per tutto il periodo che va dall'Alto Medioevo alle grandi scoperte geografiche, la Serenissima Repubblica di Venezia costituì il modello di più accurata amministrazione navale. Seppe tra l'altro prevedere capillarmente un sistema di approvvigionamento all'avanguardia per la marineria internazionale, al quale in seguito si ispireranno i legislatori. Fino a quel momento, così come presso ogni repubblica marinara, la fornitura di una nave era ritenuta una questione privata che riguardava esclusivamente il navigante. In effetti, fino quasi alla fine del XV secolo, viaggiatori, mercanti, marinai portavano a bordo le proprie vettovaglie, molte delle quali servivano poi come merce di scambio a bordo e a terra. Col passare del tempo, però, la Repubblica Serenissima prendeva coscienza di come ogni cosa che riguardasse il mare influenzava la sua economia e, gradatamente, cominciò ad assumere in proprio il sistema delle forniture alle navi, oltre a quello delle costruzioni stesse. L'espressione tipica di questi interessi marittimi era l'arsenale. Un complesso urbanistico composto da cantieri, magazzini, abitazioni, posti nella parte esterna dell'isola di Venezia.
nell'arsenale si fondevano in un'unità produttiva l'attività dell'armatore e quella del fornitore, dando origine a un insieme operoso e fecondo, oggetto di attenzioni da parte di una particolare magistratura creata per una costante efficienza di forni per la panificazione. In questi forni veniva prodotto il famoso biscotto veneziano, simile all'attuale galletta, che costituiva la base degli alimenti degli equipaggi della flotta della Serenissima e che erano un alimento di facile conservazione. Ecco un esemplare del XVII secolo ancora perfettamente conservato. Il biscotto poteva essere fresco o stagionato e la sua produzione era così fiorente che Venezia poteva rifornire non solo le sue navi, ma anche quelle di altre potenze, come Genova, la proverbiale avversaria. Dato che l'efficienza della flotta dipendeva dall'efficienza dei suoi marinai, il biscotto era considerato un alimento strategico. Conseguentemente, durante la produzione di questa galletta, il provveditore doveva recarsi almeno una volta al mese ai forni per controllare il buon andamento della produzione. L'importanza della produzione del pane e dell'alimentazione per gli equipaggi viene ad essere radicalmente compromessa durante gli ultimi decenni del secolo XVI. Ad un certo momento, Cristoforo Canal, provveditore all'arsenale, denunciò in Senato l'insufficienza e la scadente qualità di approvvigionamenti, comparandoli con altre città come Genova e Firenze. E Canal testimonia sulle condizioni dietetiche in cui si vengono a trovare gli equipaggi della Marina Veneta. In media si passava a un condannato al remo 670 grammi di pan biscotto, una minestra al mattino, una zuppa di biscotto alla sera, la cosiddetta panada, e vino solo a discrezione del capitano. I marinai e i liberi vogatori avevano un menù lievemente migliore. 4 volte alla settimana carne in ragione di 230 grammi, 3 volte alla settimana 160 grammi di formaggio e 2 volte alla settimana 2 sardelle. A discrezione il vino. Con il Rinascimento, l'uomo è spinto da una inesauribile molla di evasione che lo conduce alla ricerca e scoperta di nuove terre che lo attraggono sia per la conquista, la ricchezza, che per il fascino dell'avventura. E così la navigazione costiera diviene navigazione di altura, gli scali diradano e aumentano le difficoltà nutrizionali a bordo. Tra queste difficoltà, per complessità e importanza, spicca l'aspetto biologico. Epidemie, mancanza di vitamine, infezioni portate da contatti con altre razze, conoscenza di nuovi alimenti, come il mais e le patate, applicazione di nuovi ritrovati nella medicina, come la famosa teriaca, una falsa panacea universale, porranno i navigatori di fronte a problemi mai prospettatisi in precedenza.
Con Cristoforo Colombo, l'esempio tipico del grande navigatore, l'alimentazione di bordo raggiunge la sua massima esasperazione. Sacrifici inumani a bordo per raggiungere la prima costa americana. Così la carne affumicata e il biscotto si mescolano alla frutta tropicale fornita dagli indigeni. Il sistema di interscambio con gli indigeni adottato dagli uomini di Colombo fu ripreso poi dai grandi navigatori che seguirono, come Magellano e Vespucci, che si servirono dei primitivi fornitori di bordo delle varie isole visitate. La speranza era proprio quella di trovare rifornimenti in queste isole. Ma la grande malattia del XVII-XVIII secolo cominciò a colpire le prime fra le sue numerose vittime. Lo scorbuto, la mancanza di vitamina C, di cui si ignoravano le cause ma di cui si conoscevano gli effetti, iniziò a decimare gli equipaggi delle grandi flotte. Fino a quando nel XVII secolo il grande navigatore James Cook, finanziato dalla Royal Geographic Society, comincerà a sfruttare il sistema di rifornimento dei crauti. Altra invenzione del secolo fu la portable soap, una specie di estratto di carne, uno dei primi piatti precotti e confezionati a terra per le forniture navali. Da questo momento, a bordo delle navi inglesi, la profilassi antiscorbutica verrà realizzata attraverso il rispetto di una fitta rete di stazioni di vitamina C. Così, infatti, venivano chiamati gli scali ravvicinati che rifornivano di verdura fresca le navi nella rotta verso l'Oriente. Con la scoperta della pentola di Papin nel XVII secolo, viene in teoria inaugurata l'era di navigazione a vapore. Questo comportò una serie di trasformazioni e di innovazioni che coinvolsero ovviamente non solo la propulsione, ma anche tutta la strumentazione, i sistemi di ventilazione di bordo, i nuovi impianti igienici e anche la stessa conservazione dell'acqua potabile, degli alimenti e la loro trasformazione in cibo. La cucina o il fogon di bordo subirono notevoli miglioramenti, ma la scoperta che applicata a bordo rivoluzionò completamente abitudini e sistemi di alimentazione fu senza dubbio quella della produzione artificiale del freddo. La prima macchina per il freddo fu brevettata nel 1800 in Inghilterra da Perkins, che la destinò a birreria. Successivamente, il primo tipo di frigorifero introdotto in Italia fu quello di Piquet, installato nel porto di Trieste per conto dell'Oid austro-ungarico, che nel 1836 lo utilizzava per le forniture di viveri alle proprie navi. E questa fu decisamente l'applicazione tecnica più rivoluzionaria, non solo per quanto concerne le forniture navali, ma per la stessa alimentazione di bordo. Come la macchina a vapore era stata la svolta decisiva nella storia della navigazione, così il frigorifero e le sue svariate possibilità di sfruttamento costituirono l'apporto più importante per l'espansione marittima.
Navigare quindi non costituiva più un rischio determinato dalle incertezze degli elementi atmosferici o una scomodità per l'irregolarità di alimentazione rivolta solo a una precaria sopravvivenza. Ma a bordo i servizi erano garantiti da personale scelto, con menù di alta gastronomia internazionale. Le scorte dei viveri erano conservate nei capienti frigoriferi e nelle cambuse di bordo. Erano divenute vere isole galleggianti inventate dall'uomo per raggiungere le contrade più remote del pianeta ed erano dotate di tutti i comfort ormai irrinunciabili. Fatto indicativo, anche il simbolo della marineria, la galletta, il tradizionale pan biscotto dei secoli passati, scompariva gradualmente dalle provviste di bordo, riducendosi ad essere presente solo nelle scorte di emergenza delle scialuppe di salvataggio. Il binomio pane e chiglia, indissolubile per millenni, cessava così la sua funzione di viatico nella storia dell'umanità. Sinbad il marinaio intraprese sette viaggi pieni di grandi pericoli e incredibili avventure. Così ci raccontano le storie delle mille e una notte, storie dell'ottavo secolo. Ma l'arte araba della navigazione risale a un'epoca molto precedente. Mila anni di esperienza nella costruzione di navi, nel commercio e nella navigazione si concentrano in questo antico dhow, con il quale salpiamo dal Golfo di Oman. Ancora oggi, come ai tempi di Sinbad, il capitano dell'imbarcazione deve tener conto dei monsoni. Del monsone sud-occidentale nel periodo tra aprile e ottobre, e del più forte monsone nord-orientale nei mesi invernali. Thank you.
Generalmente le navi salpavano da Sohar, nell'odierno Oman, a novembre e dicembre, nel periodo del monsone nord-orientale. Durante l'estate sostavano sulle coste dell'India, della Malesia e nelle isole tra Singapore e il mare cinese meridionale e riprendevano il mare in autunno, sfruttando i venti nuovamente favorevoli per un viaggio di ritorno che durava circa 4 mesi. L'altra rotta importante conduceva in direzione dell'Africa, passando vicino all'isola di Socotra, verso Zanzibar e le città della costa orientale del continente nero. Attraverso questa rete di rotte incrociate, le navi arabe controllavano il Golfo, l'Oceano Indiano Settentrionale e il Mar Rosso. I marinai arabi, quando non si trovavano in vista della costa, stabilivano la rotta orientandosi con le stelle e soprattutto con la stella polare. Per determinare la posizione di latitudine della nave, il capitano si serviva di uno strumento semplice ma geniale, il kamal, una sorta di progenitore del più moderno sestante. Nell'Archivio Nazionale di Mascate, nell'Oman, è conservato un antico e prezioso manoscritto. Al suo interno abbiamo trovato illustrazioni di diversi tipi di imbarcazioni e dati esatti sulla posizione del sole e degli astri, sulle correnti, sulle direzioni dei venti, sulle rotte e sulle sorgenti di acqua dolce. In un altro manoscritto sono riportati disegni dettagliati di coste e promontori, utili punti di riferimento per una nave durante un viaggio in vista della terra. In questo modo, inizialmente le navi si muovevano solo lungo le coste. In seguito, quando grazie all'invenzione del kamal si poterono stabilire le posizioni di latitudine, le imbarcazioni cominciarono ad affrontare il mare aperto. Nell'odierno Oman si possono visitare le rovine di antiche città commerciali. Qui, all'incrocio delle vie marittime per la Cina e le Indie, il Mar Rosso e l'Africa orientale, si stabilirono popoli sia sulla costa sia all'interno del paese, nei deserti pietrosi dietro le possenti catene montuose costiere. I resti delle città sorte in questi luoghi lasciano intuire lo splendore dei tempi passati, quando il commercio le aveva arricchite. Anche Sinbad fece ritorno in patria dai suoi viaggi avventurosi carico di ricchezze, così almeno narra la leggenda. Abbiamo viaggiato, racconta Sinbad, da un'isola all'altra, da un mare all'altro, da una costa all'altra. In ogni luogo dove abbiamo gettato l'ancora abbiamo acquistato o scambiato merci. Le navi partivano cariche di rame, tappeti, datteri, cotone e lino e rientravano dalla Cina con sete e porcellane, dall'India con riso e legno di teak e dall'Africa orientale con avorio e schiavi. Per raggiungere gli antichi insediamenti dell'interno bisogna superare il baluardo delle montagne costiere. Nella città di Adam, al margine del deserto pietroso centrale dell'Oman,
In una moschea abbiamo trovato un prezioso rilievo di calcare bianco, al centro del quale è murato un piatto di porcellana cinese. Una simbolica testimonianza del commercio marittimo con il lontano Oriente. La costa sulla strada di Hormuz, lo stretto sul Golfo Persico, offriva ai primi coloni nascondigli ideali. Già più di 7.000 anni fa, si suppone, si stabilirono qui, nelle insinature protette di questa fortezza naturale, le prime popolazioni. All'epoca, in questa zona, le piogge erano molto più abbondanti di oggi, cosicché gli uomini poterono insediarsi lungo tutta la linea costiera. Le prime imbarcazioni di questi abitanti della costa erano costruite probabilmente con giunchi e altro materiale leggero di origine vegetale. Per questi semplici pescatori la conquista del mare deve essere stata tanto seducente e difficile quanto è per noi oggi l'esplorazione dello spazio. Alcuni anni fa, in questa zona, l'archeologo italiano, professor Tosi, fece un ritrovamento sensazionale. Mentre passeggiava sulla spiaggia, dove di notte le tartarughe di mare si recano a deporre le uova, trovò un piccolo coccio di terracotta su cui erano incisi i segni di una scrittura sconosciuta. Ancora oggi quella scrittura vecchia di 4.000 anni non è stata decifrata, ma la sua origine, secondo gli esperti, è certamente indiana. Quindi, già 4.000 anni fa esisteva un collegamento diretto via mare tra la punta orientale dell'Arabia e la grande civiltà indiana. L'archeologo Maurizio Tosi e il collega Serge Clusiot della Sorbona hanno ottenuto dal governo dell'Oman il permesso di condurre gli scavi nel luogo del sensazionale ritrovamento. Per settimane, con un lavoro minuzioso e faticoso, una squadra di esperti ha rimosso il materiale sabbioso che ricopriva i resti archeologici. Sono venuti così alla luce i primi reperti, frammenti di bronzo e cocci di terracotta. Nel corso degli scavi sono stati utilizzati gli abitanti dei villaggi circostanti, i quali presto sono diventati abili scavatori dotati di grande delicatezza e di occhi acuti nell'individuare i resti meno appariscenti. Tutti erano affascinati dal fatto che nel loro luogo di origine degli esseri umani si fossero stabiliti già 4.000 anni fa.
Fra i tanti reperti trovati, uno dei più interessanti è questo pettine d'osso, perché la sua decorazione indica con chiarezza che proviene dall'India. Altrettanto importanti sono questi cocci con motivi ornamentali, anch'essi tipici della civiltà indiana. Nei resti delle abitazioni sono venuti alla luce anche numerosi sigilli di bronzo, conservatisi per circa 4.000 anni sotto i detriti e la sabbia. Anche questa ciotola proveniente dall'India conferma l'esistenza di un collegamento marittimo con l'Asia. Reperti archeologici risalenti a 4.000 anni fa sono stati trovati, oltre che nella zona costiera, anche nelle regioni interne dell'Oman. Il nostro viaggio riprende. Ci troviamo ora sul fondo pietroso del letto di un fiume ormai asciutto. Probabilmente è proprio così che si deve immaginare lo scenario dei fantastici viaggi di Sinbad. Una valle circondata da montagne così alte che le cime sono invisibili. In fondo alla valle un'imponente parete di pietra calcarea sulla quale sono situate centinaia di tombe costruite a nido d'ape. Le tombe furono erette senza malta. Le cupole si reggono ancora oggi grazie ad un sapiente incastro di pietre. Nessuno scheletro, nessun oggetto dei corredi funerari si è conservato. Qui, nelle infuocate montagne dell'Oman, si trovano le antiche miniere di rame. Già dal 2500 a.C. le navi partivano cariche di questo metallo dirette in Mesopotamia. Le barre di rame venivano trasportate a dorso d'asino fino alla costa.
Qui venivano caricate sulle navi che sulla rotta di Hormuz facevano vela per la Mesopotamia, facendo scalo sull'isola di Bahrein, che per la sua posizione geografica, per le sorgenti di acqua dolce e per i palmeti, era un ideale porto dove attraccare per far riposare e rifocillare gli uomini dell'equipaggio. Il porto di Dubai è oggi il principale punto di attracco di Dhow del Golfo. Le imbarcazioni, equipaggiate con motori diesel, trasportano ancora merci tra i porti degli Emirati Arabi e le città costiere dell'India e dell'Africa orientale. I vecchi Dhow vanno sempre più scomparendo per essere sostituiti da moderne navi container. Nel porto di Mascate, nell'Oman, giace il relitto dell'ultimo Ganja, un tipo di imbarcazione costruito in parte sul modello delle navi portoghesi e in parte di quelle indiane. La Atayat al-Rahman è stata costruita nel 1930 nella città portuale di Sur. Fino a pochi anni fa, questo Ganja, con un equipaggio di 20 uomini, trasportava ancora merci nell'Africa orientale, a testimonianza di una gloriosa tradizione che oggi è quasi completamente scomparsa. Sulle spiagge della costa dell'Oman settentrionale si possono ancora vedere le imbarcazioni più antiche di tutta l'Arabia, le cosiddette Shasha. Esse sono costruite con costole di foglie di palma e si rifanno probabilmente alle barche di giunchi con le quali millenni fa furono intraprese le prime navigazioni nel Golfo. Le Shasha oggi vengono usate per la pesca delle sardine. Queste imbarcazioni, ora dotate anche di motori fuori bordo, sono estremamente manovrabili. Sulla costa meridionale dell'Oman, a Dufar, sorgevano un tempo i porti da dove salpavano le navi per l'esportazione dell'incenso. Nei racconti dei pescatori è ancora vivo il ricordo dello splendore del passato, quando le vie marittime e le piste terrestri collegavano Dufar con il regno della regina di Saba e con il Mediterraneo. A poca distanza dal porto di Dufar, a Taka, riposano coperti dalla sabbia gli ultimi sambuk, usati anch'essi prima dell'introduzione delle moderne imbarcazioni in fibra di vetro per la pesca delle sardine. Le loro assi sono congiunte con corde di cocco. Fino all'arrivo dei portoghesi, tutte le imbarcazioni, anche le navi a vela usate per i viaggi in alto mare verso la Cina, erano costruite in questo modo. Marco Polo, nel XIII secolo, riferiva dalla città di Hormuz, centro marittimo e commerciale. Le navi non hanno congiunzioni in ferro, sono connesse solo con corde fatte con gli involucri fibrosi delle noci di cocco. Un'illustrazione di un libro del 1237 mostra un'imbarcazione costruita con questa tecnica. Le corde di cocco, riportate nella figura, sono le linee doppie al punto di unione delle assi. Ciò rendeva le navi estremamente elastiche, tuttavia, durante le tempeste, molte andavano in pezzi. Nella città di Sur, nell'Oman, ancora come ai tempi di Sinbad, si costruiscono delle imbarcazioni dette boom. Oggi, come allora, queste barche vengono fatte senza progetto. Gli operai, secondo la tradizione, si affidano esclusivamente al proprio occhio. Per costruire i boom viene usato il resistente legno di teak importato dall'India.
Inizialmente il carpentiere navale imposta la chiglia, poi vengono distese le assi del fasciame. Con antiquati trapani a spirale vengono praticati i buchi per i chiodi che da 200 anni hanno sostituito le corde di cocco. È impressionante assistere alla nascita di questo scafo, vedere come nell'era dell'automazione si fabbrichi un'imbarcazione usando solo le mani, gli occhi e un'esperienza secolare. Probabilmente la tecnica di costruzione delle navi con legno duro risale già a 2000 anni prima di Cristo. L'antica costruzione con i giunchi, non perfettamente impermeabili, infatti, non era adatta ai viaggi in mare aperto durante il periodo degli impetuosi monsoni. Le imbarcazioni costruite oggi sono più piccole di quelle navi a vela che venivano usate un tempo per i viaggi in alto mare. Ma in proporzione, esse sono uguali ai classici boom usati per i viaggi verso il lontano oriente. Su una carta portoghese del 1519 sono riconoscibili, davanti alla costa meridionale dell'Arabia, accanto alle navi europee, numerosi boom arabi con la mezzaluna sulle vele. Questo campo di macerie era un tempo una delle più importanti e ricche città portuali dell'Oman, Qalat. Il conquistatore portoghese Albuquerque la rase al suolo all'inizio del XVI secolo. Anche qui resti di porcellane testimoniano i viaggi nell'impero cinese. Finora nessuno ha intrapreso scavi scientifici a Qalat. La città giace ancora abbandonata e intoccata. Il porto è insabbiato. Da qui salpavano le navi dirette verso l'Africa orientale, lungo la costa di Dufar, passando per l'isola di Socotra fino alle città costiere dell'odierno Kenya e fino a Zanzibar, un tempo chiamata Zinj. Davanti a Zanzibar le vele arabe comparivano verso la metà di febbraio. Mancavano circa 2 mesi alla ripresa dei venti sud-occidentali che le avrebbero sospinte verso casa. Un tempo sufficiente per fare affari e comperare merci da rivendere nei propri mercati, avorio, schiavi, pelli di leopardo, spezie e ferro grezzo. Sull'isola di Pemba, a nord di Zanzibar, gli archeologi hanno scoperto monumenti funerari e i resti delle mura di una grande moschea, innalzata probabilmente nel XIV secolo da musulmani persiani. Sul continente africano, lungo la costa dell'odierno Kenya, altre città in rovina testimoniano lo splendore della dominazione araba nell'Africa orientale prima dell'arrivo dei portoghesi verso la fine del XV secolo. La scoperta da parte di Vasco da Gama della nuova rotta intorno al Capo di Buona Speranza si ripercosse in modo devastante sulla supremazia degli arabi e dei persiani.
Gli antichi rapporti commerciali con il Mediterraneo, attraverso il Mar Rosso e il Golfo e per via terra, persero sempre più il loro valore. Le città arabe decaddero rapidamente. Sotto i giganteschi baobab giacciono nella penombra le rovine di una misteriosa città. I frammenti di recipienti di terracotta e porcellana sono le esili tracce della storia di questo luogo. Il suo passato immerso nel buio. Quando verso sera i cercopitechi lasciano la fitta boscaglia che circonda i resti della città e si arrampicano sulle rovine, si dice che in questo misterioso luogo si aggirino i fantasmi. Sindbad il marinaio si è fissato per sempre nella memoria dell'umanità, una figura leggendaria, nella quale tuttavia si rispecchia la realtà della storia. La realtà della navigazione sotto l'insegna della mezzaluna.